Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Orco Verde. In questo video vi farò vedere il nuovissimo Wallbridge in questo palazzo gigante. Non so se questo Wallbridge funziona per tutte le console, se volete potete testarlo su Old Gen e scrivere fra i commenti se funziona su PS3 e Xbox 360. Come prima cosa dovete recarvi in questa locazione che vi sto mostrando ora nel video. Una volta recati in questa locazione dovete rubare un'auto ad alta sospensione, mi raccomando che sia un po' alta perché serve un'auto ad alta sospensione. Una volta fatto ciò dovete parcheggiarla dove l'ho messa io, in questo caso il mio Insurgent. Dovete farlo impennare un po', diciamo, con la parte di dietro un po' più alta, così che voi dovete semplicemente salire su quell'auto e dovete premere quadrato per arrampicarvi su questo muretto. Una volta che vi sarete arrampicati su questo muretto, dovete mirare con L2 con qualsiasi arma o pistola e dovete avanzare dove sto andando io. Mi raccomando ragazzi, occhio a non cadere, non dovete cadere giù, altrimenti dovete rifare tutta la strada. Una volta che sarete qui, dovete semplicemente andare di nuovo avanti, questa volta anche velocemente. Qui ragazzi state attenti e una volta che sarete arrivati in questo punto, lì ragazzi è la finestrella appunto di questo palazzo gigantesco che è buggata, e voi ragazzi a questo punto dovete premere quadrato e automaticamente vi farà scavalcare il muro invisibile. A questo punto vi ritroverete all'interno del Wallbridge, ovvero all'interno del palazzo gigantesco, e a questo punto per ammazzare i giocatori, i poliziotti, dovete semplicemente affacciarvi in uno di questi balconi di questo palazzo gigantesco buggato. Comunque sia, voi ragazzi vi affaccerete al balcone, potete sparare con qualsiasi arma, i colpi sorpassano il muro, da alcune parti, invece alcune parti saranno con i muri blindati. Comunque sia, sarete sempre immortali, perché anche se voi sarete fuori dal balcone appunto, gli sbirri e i giocatori online non potranno ammazzarvi. State attenti magari a qualche giocatore online che magari con un bazooka, se spara nel muro dritto a voi, potrebbe uccidervi. Però comunque sia i poliziotti non vi faranno nemmeno una briciola di danno. E quindi all'interno di questo Wallbridge potete sparare alla gente online in una sessione pubblica, trollare i vostri amici, divertirsi soprattutto con gli amici in sessione privata e pubblica, e quindi fare la lotta anche contro gli sbirri, facendo così anche rap infiniti. Inoltre potete anche andare in giro all'interno di questo Wallbridge gigantesco, di questo grandissimo palazzo, e potete affacciarvi ad ogni balcone di questo palazzo per far fuori i nemici. Ripeto che stando su un balcone non risulterete fuori alle altre persone, soprattutto i poliziotti, però se qualche giocatore dovesse sparare una bazzucata contro il muro davanti a voi, voi rischierete di esplodere. Comunque sia potete essere sempre immortali, insomma, cazzeggiarci all'interno e comunque sia tenere un po' la zona sotto controllo, perché comunque sia se qualcuno o qualche giocatore online in una sessione pubblica passa in questa zona e non sa questo Wallbridge, voi potete farlo fuori tranquillamente. Per uscire da questo Wallbridge dovete andare dove sono andato io, sempre all'interno del Wallbridge, e automaticamente vi farà cadere nel vuoto in basso a voi e quindi spawnerete fuori la Wallbridge. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video e da Orco Verde è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!